Ma ti rendi conto che da quando ti sei innamorato di questo sei totalmente rincoglionita? Non parli d'altro! A lui piace questo di qua, a lui piace questo di là, e lo sai questo, e lo sai quello! A parte il fatto che hai visto, secondo me ti sta buffando le palle, ed è solo un immaturo che gli piace cazzeggiare. Tu comunque sei diventato un incubo, sei monotematica! Stanotte per esempio mi chiamate tre. Dico alle tre, non mi dicono che cosa? Che ti aveva mandato una fotografia su WhatsApp? Ma che vuol dire secondo te? Mi ha mandato la foto del suo gatto. Luisa, tu ti devi svegliare! Uno che tre a notte domanda una fotografia del gatto. O non sta buono cacà, o non tiene niente meglio se fotografa. Perché sinceramente tre a notte, sì, proprio, stai un meno, uno si immagina che stai facendo qualche altra cosa, no? E Giauga! E dai, ma perché sei così cattiva con lui? Io lo trovo così dolce invece. A proposito, ti ho detto che fa nuoto sincronizzato a livello agonistico. Oh, Marano, ma comincia la tavola drogata! E che da piccola ha avuto due volte la cancella. E ti ho già detto che la sua bisnonna ha avuto origini greche e ama come me i gigasoni. E sai cosa mi ha detto l'altro giorno? Che durante le notti di luna piena gli spuntano due bitorzoli sulla fronte. A sua sorella gemella invece per fare del contrario, gli spuntano nelle notti senza luna. Ma che fatto strano, eh? E tu ci hai detto che è stato 6 volte in Messico e che l'ultima volta è stato rapito dai narcotrafficanti perché è stato scambiato per una spia. A mandare in bicicletta tra i boschi, al cinema il lunedì, fa volontariato nei canini, non ama le donne che mettono il profumo, è sportivo ma non tifoso, sua madre è morta quando aveva 20 anni, adora viaggiare in treno e non ma sai... Ma basta! Non lo sopporto più, per quanto ti voglio bene, ma ti sta zitto, perché casino che la legge, ta taglia, c'ha un tuo gatto che l'usciamo la mia morata d'oro, basta! Ma non ti arrabbiare! Ti giuro un'ultima cosa e poi non parlo più. Tra qualche minuto lui verrà qui da me e io ho deciso di dirgli finalmente che lo amo. Sta venendo qua? Mi hai dato un buon motivo per mettere fine a questa tortura. Io me ne vado, ma la prima di averti detto l'ultima cosa, tu ti sei totalmente sciamonito. Tanto buono! Yeah.
digli che anche tu l'ami. Ci presento di sua cara figura e per te,